Quando ero piccola, qualche volta chiudevo i pugni così forte che non mi sentivo più io, ma ero sempre io. Mi dicevano che le lacrime non sono da maschi. Io li ascoltavo e non le facevo uscire. Era come se dentro avessi un'altra me, più arrabbiata, più sudata e che non poteva essere vista. Perciò la tenevo per me. Lasciavo che le lacrime si addormentassero in gola, tra un silenzio e l'altro. Poi un giorno la mia maestra mi ha dato una scatola e mi ha detto: quando ti fa male, chiudila qui dentro. E poi vedrai, quando la tirerai fuori, sarà diversa. Non parli mai, mi dicevano. Come fai ad avere degli amici? E così, una volta, invece di chiudere i pugni, ho chiuso quello che mi faceva male dentro la scatola. Io volevo parlare. Volevo uscire, anche solo per un attimo. Ma non lo facevo lo stesso. Quando ho aperto la scatola, ho scritto una storia nuova, la mia. Forse sarebbe servito anche a me qualcuno che mi spiegasse come usare quella scatola. Cambiamo la storia. Cambiamo la storia. Quanto tempo dovremmo ascoltare ancora che i maschi non possono piangere e le brave ragazze devono contenere la loro rabbia? Cambia la storia è un progetto del Centro per la Salute del Bambino, nato grazie all'incontro di professionisti italiani e spagnoli. E questo progetto desidera contrastare gli stereotipi di genere, valorizzare le differenze e far sì che i bambini possano avere lo sviluppo di un pensiero critico. In accordo con l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030, questo progetto intende utilizzare i libri e le storie per un'educazione di qualità, a partire proprio dalla favola di Cappuccetto Rosso, tanto amata da tutti quanti. E saremo nelle scuole a formare educatori e insegnanti perché possono avere degli strumenti in modo da aiutare i bambini e le ragazze a riconoscere e a accettare tutte le loro emozioni. Abbiamo bisogno per fare tutto questo di 15.000 euro e chiediamo il tuo aiuto. Ti ringraziamo per tutto quello che potrai fare. Dona ora.